I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Oh! You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know. Salute a tutti, bentrovati a BY nella Puglia Albin Italy 2015. 5 miliardi e mezzo è l'attivo della nostra bilancia commerciale nell'esportazione dei prodotti vitivinicoli e in questa cifra naturalmente c'è anche il mercato esportativo pugliese, un mercato molto solido, come ci dice Beppe Di Maria di Carvinia. Ben trovato, caro Di Maria, accomodiamoci, accomodiamoci. Cin cin, cin cin. Cin. E poi il resto. Va bene, primo un brindisi. Allora, dicevo, quindi la Puglia piace anche all'estero, la Puglia del vino. La Puglia del vino piace all'estero e io ho avuto una piacevolissima situazione alla Provine di Düsseldorf, dove con grande sorpresa per me ho visto che oltre al Negramaro e il Primitivo cominciano a conoscere anche i nostri metodo classico. Quindi diciamo il mercato così si espande non poco, perché questi sono i vini che vanno più di moda adesso sulle tavole e anche sui banchi dei bar di tutto il mondo. E beh, oggi le cosiddette bollicine vengono spesso usate dai sommelier, ma anche da chi fa i cocktail, ma anche così preso da solo è un piacere, perché guarda che piacere offre questo colore e soddisfa prima lo sguardo, la vista e poi il naso e il palato. Cin cin, è proprio vero, quindi quando voi insomma apprestate a stappare una bottiglia non stappate solo i rossi di Puglia, non stappate solo i bianchi di Puglia, non stappate solo i rosé di Puglia, stappate anche gli spumanti di Puglia che ormai con Carvinia sono straordinari. E diamo spazio alla nostra terra perché è difficile andare in un ristorante toscano e trovare, loro vendono solo i loro prodotti e facciamo altrettanto anche noi. Diventiamo anche ambasciatori di Puglia, quando andiamo fuori regione e andiamo in un bel ristorante facciamo notare se non c'è un vino pugliese in modo tale che poi si diano da fare ad acquistarlo, alla vostra, alla sua Di Maria, lei è un grande sul vino, a lei piace fare il vino e si vede. Cosa apprezzano di più? È un po' le tipicità della nostra regione, quindi è proprio il primitivo di Mandura e il primitivo del Salento, e ci chiedono anche quali sono i principali prodotti che possono essere approcciati meglio dai giovani. Rosso, vado per i vini rossi. No, buono, in particolare. Soprattutto poco conosciuto, quindi da provare assolutamente. Le piace? Assolutamente sì. È uno dei vini più buoni che abbia assaggiato fino adesso. Complimenti al produttore. Sono uno schiavo del Primitivo, quindi la dipendenza da Primitivo. Esatto, esatto. Promosso. Assolutamente promossa la Puglia in generale. La sfilata delle autorità dà ufficialmente il via alla 49esima edizione di Vin Italy con la grande cerimonia di inaugurazione nell'Auditorium Verdi del Pala Expo di Verona. L'apertura di un evento diventato ormai di rilievo internazionale si svolge come sempre alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e degli operatori del settore. Io ho sempre creduto nell'andare per le aziende agricole che il ponte tra agricoltori sia fondamentale. Abbiamo ovviamente dei punti di forza e di debolezza in tutti i territori nazionali, ma è altrettanto vero che da soli si fa prima, ma assieme si fa molta più strada. Qui c'è il vino di tutta Italia, un vino che ha fatto dei salti di qualità clamorosi, positivi. Oggi chi riesce a stare in questo settore, sono in tanti che ci stanno, ci entrano, lavorano per la maggior parte con l'estero. Il
vino è veramente un brand importante del Made in Italy, e il fatto che poi la Fiera di Verona e il Vin Italy siano protagonisti anche all'Expo dà la misura di quanta eccellenza c'è oggi qua. Ma noi abbiamo lavorato in questi 12 mesi per rendere concrete alcune scelte che cambiano il rapporto tra pubblica amministrazione e impresa, semplificando il più possibile. Quando abbiamo potuto eliminare delle scartoffie lo abbiamo fatto, quando abbiamo potuto digitalizzare tanti documenti che anziché su carta possono viaggiare attraverso la rete l'abbiamo fatto. Proprio nelle prossime ore presenteremo il grande progetto dell'agricoltura digitale, che è ormai concreto perché partirà operativamente proprio domani. È stato un lavoro straordinario di 4 mesi, ma devo dire che con la collaborazione di tanti ce l'abbiamo fatta, e credo che sia anche un motivo di orgoglio per l'agricoltura, perché forse per la prima volta l'agricoltura apre la strada dell'innovazione digitale, non la subisce ma la determina. Durante la grande cerimonia di inaugurazione, anche quest'anno è stato assegnato il premio Can Grande, benemeriti della vitivinicoltura. Per la Puglia, l'edizione 2015 ha premiato Vigni e Vini di Cosimo Varvaglione, una storica azienda di Leporano, attiva nel settore del vino dal 1921. Non è il riconoscimento soltanto una vita di lavoro, ma una tradizione che è lunga 3 generazioni. E quando diciamo l'uomo si dedica tanto al suo lavoro, al suo territorio, poi dopo i risultati arrivano. Mio padre mi ha detto che il tempo è galantuomo. Abbiamo inaugurato la fiera e abbiamo incominciato a ricevere un premio importante, un premio che tra l'altro viene dato ad una cantina che lavora e che è ubicata in un territorio che in questo momento soffre, quale quello della provincia di Taranto, e che è un premio particolare che dà un segnale di grande fiducia e di speranza per i nostri giovani, per i nostri imprenditori, dove in qualche maniera questo premio dimostra che chi tiene duro e chi ha voglia di insistere, di sacrificarsi, poi alla fine, nonostante ciò, si portano a casa questi risultati bellissimi e di grande soddisfazione. Credo che sia un premio che va dato a tutta la, che possiamo considerarlo per tutta la provincia di Taranto, quindi da questo punto di vista ne sono particolarmente convinto. Sto degustando un 2005 molto evoluto, quindi. Ma io sono di Parma, tendenzialmente preferisco le bollicine tipo Franciacorta, ma davanti a cose di questo tipo mi inchino, veramente. Un libro necessario perché all'interno di questo volume tu non solo presenti con delle foto straordinarie i nostri ulivi monumentali, ma li georeferenzi anche, nel senso che poi uno può andarseli a vedere live, magari facendo un viaggio nei nostri territori. L'idea è nata proprio da questa esigenza che ho avvertito da più parti. Io in passato ho pubblicato un altro libro sugli ulivi monumentali, gli ulivi di Puglia, e mi chiedevano tutti: ma dove si trova quell'ulivo, ma che bello, come possiamo fare a andarlo a trovare, a fotografare? E quindi ho soddisfatto questa esigenza venuta da più parti, individuando un percorso che dal Capo di Leo, che arriva sino al Gargano, che traccia una linea ideale tra gli ulivi monumentali in terra di Puglia, attraversando il Salento, la provincia salentina, ma anche quella ionica, Brindisi, Ostuni, Fasano, sino a Monopoli e infine al Gargano. Unique.
come consuetudine chiudiamo le nostre puntate qui all'Enoteca di Puglia. Siamo in compagnia del dottor Giuseppe Baldassare, autore anche di questo bellissimo libro dedicato al Negramaro di Puglia, Il gusto nascosto. Dottore, però noi come al solito chiudiamo la puntata assaggiando un vino. In questo caso il vitigno non può che essere il Negramaro. Perché tutto questo interesse nei confronti di questo vitigno? Perché è un vitigno storico, un vitigno simbolo della nostra regione, un vitigno meraviglioso, un'uva che ha contribuito moltissimo al rilancio dei vini di Puglia, al passaggio verso la modernità, un'uva versatile che si declina nel rosato, nella bollicina, nel rosso, di beva facile ma anche importante, un vino longevo, un grande tannino, una grande personalità, un profumo che si riconosce. Oh, m'ha fatto innamorare del Negramaro, adesso così trascuro tutti quanti gli altri vitigni ma divento tifoso anch'io del Negramaro. Sentiamolo, ci racconti qualcosa? Beh, io direi che di caratteristico ha questa nobiltà di espressione olfattiva con le note di rosa che subito si annunciano al naso, poi seguite dal frutto, ma un frutto non prorompente, delicato, dove si riconosce l'amarena e leggermente la prugna. E poi questa coltre speziata, leggermente balsamica, che amplifica il racconto olfattivo. Diciamo che è un vino che affascina già... Alla salute, mi ha fatto venire voglia. Al primo incontro. In bocca è bella l'eleganza del tannino, un tannino deciso, pronunciato, una bella freschezza, una personalità unica, indimenticabile. E soprattutto è bello questo allungo, questo finale. In bocca si lascia con un ricordo di frutta, così gradevole, così piacevole che è difficile privarsene. Io in separata sede poi vi metterò nei sottotitoli del programma il numero di telefono del dottor Baldassare, così voi a casa con comodo, quando volete, gli telefonate e lui vi racconta e vi fa venire voglia di bere bene come solo lui sa fare. Grazie, grazie. Alla sua salute e alla vostra salute. Grazie veramente dottore, è stato bellissimo. Tante cose, arrivederci. I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice.